Quando ti eserciti nei sogni lucidi, alcuni dettagli potrebbero essere importanti. Per esempio, quello che mangi e quando lo mangi potrebbe rovinare o accrescere i tuoi risultati. Sei sicuro che non stai incasinando i tuoi risultati con la tua dieta? Circa 10 anni fa fui invitato a tenere un seminario in Kazakistan. Ancora prima della prima lezione, una persona mi domandò perché fosse proibito mangiare carne. Dopo ci fu un'altra persona con la stessa domanda. Mi fece sorridere. Mi chiesi perché le persone in Kazakistan fossero così preoccupate sulla carne. Cosa c'era che non andava? Dopo, quando cominciai il seminario, una donna enorme saltò dalla sedia e urlò contro di me: «Michael, perché non possiamo mangiare carne?» E io risposi: «Perché no? Mangio carne quasi ogni giorno, non è un problema». Dopo quelle parole, molti studenti si arrabbiarono con me. Apparentemente le persone che mi avevano invitato lì erano sicure che fosse estremamente importante non mangiare carne se si vuole praticare il sogno lucido. E fu chiesto a tutti gli studenti di non mangiare carne per un mese prima del seminario. Immaginatevi quanto mi stessero odiando in quel momento. Questo aneddoto divertente dimostra che in genere si vuole sapere come il cibo, specialmente la carne, influisca sulla pratica dello stato di fase, ed effettivamente è così. Con il termine fase mi riferisco a tutti i fenomeni dove possediamo coscienza durante la fase REM. Possono essere sogni lucidi o OBE. Nel progetto Elia studiamo questo esperimento dando task importanti ai nostri volontari. Quando rifletti a quale dieta sia meglio per la pratica della fase, sei già sulla strada giusta. Parliamo ora dei maggiori aspetti di questo tema. Ciò ti aiuterà a raggiungere ad un altro livello nella pratica. Innanzitutto, dovresti essere chiaro che al momento non ci sono studi su come il cibo possa influenzare la pratica di fase. Intendo veri studi scientifici e non spazzatura. Avrai sentito parlare di persone che dichiarano di cibarsi di prana, ma noi vogliamo conoscere i fatti reali e non speculazioni. Esistono un sacco di informazioni relative a dieta e sonno o a dieta e fase REM del sonno, ed è esattamente ciò che abbiamo bisogno di sapere, considerando che ci addormentiamo nello stato di fase durante la fase REM. Quindi la carne influenza davvero i tuoi risultati? È scientificamente provato che ci sono molti prodotti che aiutano a dormire meglio, specialmente se li consumi un'ora prima di addormentarti. Per esempio potrebbe essere un po' di vino, una banana o asparagi, kiwi, pesce, latte, come molte altre cose. Ecco la top 3 di questi cibi. L'avena prende il terzo posto, contiene aminoacidi tra cui triptofano, carboidrati. Questi ingredienti ti aiutano a dormire meglio. La frutta secca sta al secondo posto. Le noci e le mandorle potrebbero aiutare il sonno grazie al loro contenuto di melatonina. Aiutano in genere anche la salute attraverso gli aminoacidi e la vitamina B, con un miglioramento della qualità del sonno. La ciliegia rossa prende il primo posto perché contiene un sacco di melatonina. Dovresti considerarla se hai problemi di sonno o vuoi migliorare la tua pratica di fase. E invece non è raccomandato assumere cioccolato prima di addormentarsi a causa della caffeina, cibi fritti perché il corpo fatica a digerirli e salse piccanti per possibilità di indigestione o alzamento della temperatura corporea. Non bere nemmeno alcol perché rovina senza dubbio i cicli del sonno, anche se poco vino potrebbe aiutarti. Sei deluso da quest'ultima opzione? Beh, sappi che puoi ubriacarti senza problemi nello stato di fase, per questo dai un'occhiata agli episodi precedenti. A volte è molto meglio pensare non tanto al cibo, ma al momento migliore per mangiare. Per esempio, non è una buona idea addormentarsi dopo aver mangiato troppo o se si ha tanta fame. Dovresti sentirti tranquillo quando stai per addormentarti e durante la notte. C'è un trucco che potrebbe aiutarti a dormire meglio e avere più fasi. Mangia dei carboidrati, di biscotti e dolci proprio prima di andare a dormire. Lo zucchero nel sangue ti farà addormentare più rapidamente.
L'unico problema in questo caso è che un paio d'ore i tuoi livelli di zucchero caleranno drasticamente e questo potrebbe rovinarti il sonno. Per questa ragione dovresti provare questo trucco durante i sonnellini promeridiani o quando ti alzi 2 ore prima della tua sveglia quotidiana per poi riaddormentarti e rientrare nello stato di fase. Se invece dormi troppo profondamente, è meglio che tu assumi del caffè o del cioccolato prima di addormentarti. Adesso parliamo di diete specifiche. La top 3 da un punto di vista scientifico. La dieta mediterranea sta al terzo posto. È stato provato che questa dieta risulti per un sonno più salutare. Adotta le abitudini alimentari italiane e greche. Il principio fondamentale di questa dieta è l'alto consumo di frutta, cereali raffinati, fagioli, olio di oliva, vegetali e pesce. Include anche il moderato consumo di formaggi, yogurt e vino, ma basso consumo di carne. È una dieta bilanciata, è un'ottima scelta. La dieta chetogenica prende il secondo posto. È stato scientificamente provato che non aiuta solo a dormire meglio, ma prolunga anche la fase REM. Questa dieta è povera di carboidrati, è ricca di grassi e obbliga il tuo corpo ad usare come risorsa primaria di energia i grassi invece dei carboidrati. Il problema è il seguente: prova a mangiare solo carne, uova, formaggi, latte, pesce, olio, noci e verdure con pochi carboidrati tipo i peperoni e i pomodori. Potresti mangiare anche altri cibi, ma in minime quantità. Il vincitore è la dieta ad alto indice glicemico, perché questa dieta è la peggiore se cerchi di rimanere in forma e hai bisogno di energia nella tua giornata. Potrebbe causare il diabete ed è proibito per le persone con questa diagnosi. Al tempo stesso però alcuni studi dimostrano che potrebbe essere la dieta migliore per praticare la fase, perché ti rende più assonnato. Il principio base di questa dieta è mangiare qualunque cosa che abbia un indice glicemico alto: pane bianco, miele, riso bianco, patatine fritte, donuts, ciambelle, bibite gassate, frutta dolce e così via. Considerando la pericolosità di questa dieta, non dovresti seguirla ogni giorno, ma se pratichi la fase solo un paio di giorni a settimana potresti sceglierla per questi giorni o per certi pasti. Questo dimostra che funziona meglio mangiare cibi ad alto indice glicemico 4 ore prima di andare a letto. Ma la mia esperienza dimostra che funziona ancora meglio prima di andare a letto. Non mi criticare se sono troppo grasso, mi sto solo esercitando nei sogni lucidi. Purtroppo, ma non possiamo valutare la dieta vegetariana, perché ci sono diversi sottotipi per questa dieta e le persone che iniziano questa dieta vedono una differenza nella qualità del sonno solamente dopo qualche settimana. Per esempio, possiamo dire per certo, quando inizi una dieta vegetariana, il tuo ciclo di sonno viene disturbato dal cambiamento, l'avrai sentito dire. Poi, dopo qualche settimana, diventa addirittura meglio di prima. Ma solo se mangi un'ampia varietà di cibi diversi tra loro. Quindi cosa possiamo dire della carne? So per certo che la qualità del sonno è migliore quando la nostra dieta contiene proteine non oltre il 20%. E non è obbligatorio che esse provengano necessariamente dalla carne, ma da qualunque fonte, come fagioli o frutta secca. In realtà alcuni studi hanno dimostrato che la carne influenza negativamente il sonno, ma dipende da molti aspetti. Di certo, se commetti errori quando cerchi di entrare nello stato di fase, non andrà meglio se improvvisamente smetti di mangiare carne. Mangiare troppa carne avrà degli effetti negativi che sentirai solo in parte. In futuro sapremo molto di più su questo tema, in quanto ci sarà sempre più ricerca a proposito. Per ora non c'è bisogno di cambiare drasticamente le tue abitudini alimentari. Alcuni cambi potrebbero aiutarti molto, sempre se non fai errori nelle tecniche di fase. Mangia semplicemente una dieta sana e bilanciata. Puoi mangiare di tutto se sai come regolarti.
Non dimenticarti che puoi partecipare al progetto ELIA. Il link sta nella descrizione del video.